È lo stadio Livio Luzzi di Camerino ad ospitare la finale playoff del girone F di seconda categoria tra Camerino e Folgore Castel Raimondo. C'è il pubblico delle grandi occasioni sotto una bellissima giornata di sole, è un match attesissimo e sentitissimo visto che è considerato un vero e proprio derby tra queste due squadre che distano pochi chilometri di distanza i rispettivi paesi. Camerino che ha il vantaggio del fattore campo e del possibile pareggio per poter accedere alla prossima partita, la Folgore Castel Raimondo giocando fuori casa deve assolutamente cercare di vincere. Partita per tanti non pronosticabile all'inizio della stagione, perché se da una parte il Camerino è una squadra costruita per i quartieri alti della classifica e per fare una stagione importante poteva essere data come presente a questa finale, dall'altra parte c'è una sorprendente Folgore Castel Raimondo che ha fatto una grandissima stagione da neopromossa, poi la ciliegina sulla torta di questa qualificazione. Andiamo quindi a vedere le formazioni scelte dai rispettivi tecnici. Iniziamo dai padroni di casa del Camerino, completa tenuta rossa, che si presentano con un 4-1-4-1 che vede Marsili tra i pali, in difesa da destra a sinistra Perzello, Parrini, Bevilacqua e Gobbi, capitan Onesini a centrocampo, poi ci sono Di Modica, Rossi, Belfiori e Morico a centrocampo, l'unica punta, prima punta, Remigi. A disposizione in panchina il secondo portiere Mastrocola, poi Dominici, Gentilucci, Palazzi, Moriconi, Marucci e Cesari. Allenatore Giulio Gagliardi. La Folgore Castel Raimondo risponde con il suo classico 4-3-3 che ha Pelagagge tra i pali, in difesa Torre a destra con Di Lupidio a sinistra, i difensori centrali sono Sparvoli e Di Filippo, a centrocampo agiscono Lori, Passarini e Nebel, mentre i tre attaccanti sono Macovei, Salvatori e Cagnucci. A disposizione il secondo portiere Lacchè, poi Fabiani, Aguzzi, Marco Campetella, Castellini, Filippo Campetella e Brachetta. L'allenatore è Valentino Amore. Il direttore di gara viene dalla sezione di Pesaro, è il signor Bonci, il primo assistente Perzichini di Macerata, il secondo assistente è Alesi di Ascoli Piceno. La partita inizia al secondo minuto con il primo affondo che è ad opera della Folgore Castel Raimondo. Palla sulla destra per Macovei che riesce ad arrivare sulla linea di fondo. Il cross sotto porta, nasce una mischia con Salvatori e Parrini protagonisti, però nulla di fatto. Al ventunesimo minuto risponde il Camerino con un pallone sulla destra per favorire lo scatto di Modica che entra in contatto con Pelagagge che appare in ritardo, Di Modica va a terra, sembrerebbe avvenire il contatto tra i due all'interno dei 16 metri, per l'arbitro però è punizione dal limite. Al 26esimo minuto, prima sostituzione del match, forzata perché deve uscire Parrini per infortunio, al suo posto entra Gentilucci che va a piazzarsi al centro del reparto arretrato. Al 37esimo Rossi in corsa ci prova al volo con il destro, ne viene fuori un rasoterra facile per Pelagagge. Al 43esimo Gobbi da sinistra si accentra, sposta il pallone sul destro, cerca il rasoterra in tuffo in due tempi, Pelagagge fa sua la sfera. Al 44esimo minuto poi si sblocca l'incontro, Remigi trova il corridoio giusto per lanciare Di Modica, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia ospite, il numero 7 controlla, arriva in area, aspetta l'uscita di Pelagagge e poi tocca rasoterra sotto il corpo del portiere avversario e pallone in fondo al sacco. Di Modica si conferma implacabile bomber e torna al gol come 7 giorni prima in semifinale contro il Sarnano. Passiamo al secondo tempo, dopo appena 2 minuti di gioco il Castel Raimondo, che è partito con decisione, va alla conclusione con Lori, controllo di petto e tiro di prima intenzione dal limite, Marsili deve distendersi in tuffo sulla propria destra per deviare in angolo. Al 6esimo minuto Di Modica prende palla poco oltre il centrocampo, poi cambia passo, salta un avversario, quindi allarga verso Remigi che in corsa si avvia verso l'area di rigore, una volta entratovi lascia partire il tiro che Pelagagge riesce a deviare in tuffo
tuffo, facendo buona guardia sul primo palo e mettendo il pallone in calcio d'angolo. All'undicesimo minuto Sparvoli su punizione ci prova con il sinistro, ne viene fuori però un tiro debole, traiettoria abbastanza centrale, non ci sono problemi per Marsili. Sugli sviluppi dell'azione Salvatori riesce a difendere palla in aria, si gira, ma il tiro del centravanti è alto. Al 18° minuto palla dentro per Nebel, che si viene a trovare tutto solo davanti alla porta avversaria. Il numero 10 lascia partire un raso terra indirizzato verso il primo palo, ma Marsili è ben appostato e riesce a deviare in corner. 2 minuti dopo un rimpallo favorisce Cagnucci, che si presenta davanti alla porta, va alla conclusione, ancora una volta abile Marsili a ribattere il pallone in uscita. Al 27° minuto poi arriva il meritato pareggio della Folgore Castelremondo. Gli ospiti, dopo tanto attaccare, riescono a ristabilire la parità. Fa tutto Macovei, che prende palla al limite, poi finta di corpo per andare a sinistra, pallone sul destro, e Macovei lascia partire una staffilata imprendibile per Marsili, che si insacca a mezza altezza alla destra del portiere Camerte. Quindi sul risultato di 1-1, squadre supplementari. All'ottavo minuto del primo tempo supplementare Palazzi ci prova al volo con il sinistro, il pallone tocca terra e quindi Pelagagge riesce a deviare con una certa disinvoltura. Al 12° minuto ancora Palazzi in azione, il tocco in profondità per lo scatto del solito Di Modica, il numero 7 biancorosso va via a sinistra, poi entra in area, attende l'uscita di Pelagagge, poi con un preciso raso terra di piatto destro trova la porta sguarnita. Camerino 2, Folgore Castelremondo 1, e termina su questo risultato il primo tempo supplementare. Nel secondo tempo dell'extra time ci prova la Folgore con orgoglio, cuore, e il Camerino riesce a gestire bene la situazione. Da segnalare al 10° minuto la più grossa occasione di pareggio per la Folgore, un cross di Di Lupiglio da sinistra, pallone morbido a centro area dove si trova ben appostato Di Filippo, va a impattare di testa ma la mira è sbagliata. Da qui in avanti poi non succederà più nulla, anche perché il Castelremondo sarebbe costretto a segnare 2 reti per vincere. Il Camerino è ovviamente soddisfatto così, controlla la situazione, non corre eccessivi pericoli e il match termina con il risultato di Camerino 2, Folgore Castelremondo 1. Il Castelremondo termina qui la sua grande avventura uscendo a testa altissima dal campo. Il Camerino si conferma squadra forte di assoluto valore e ora proseguirà la rincorsa alla promozione in prima categoria con lo spareggio decisivo contro la Pinturetta.